Po 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 po
Che partita abbiamo fatto? Che finale abbiamo giocato? Un qualcosa di pazzesco. Ben ritrovati a tutti in questo nuovo video. Ovviamente, Eurovolley. Mamma mia. Adesso mi prendo un infarto. Eurovolley femminile. Italia batte Serbia a casa loro 3-1. Mamma mia, è stata una partita pazzesca. Primo set vinto dalle serbe 26-24, in cui sinceramente i dettagli hanno fatto la differenza. Secondo set 25-22, ci sono stati dei punti in cui siamo state poco attente, poco precise. Paola Egonu che quasi sbaglia praticamente due punti simili. Ma poi rimontiamo in una maniera clamorosa e lì di fatto la svolta. 25-22 il secondo set. Terzo set, partiamo male, parziale di 3-0 subito per la Serbia. Ma poi rimaniamo lì, sempre dietro, fino al... eravamo 11-7 per la Serbia. Rimonta clamorosa, rimaniamo attaccate lì e lì è stata secondo me la svolta veramente del match, perché da lì in poi abbiamo giocato in una maniera pazzesca, ma la prestazione a muro è stato un qualcosa di fenomenale. Io non credo di aver mai visto una cosa simile. Si diceva che la Serbia era molto forte al muro e lo sapevamo che era forte a muro, ma noi siamo stati 20 volte più forti, 20 volte più forti. Boskovic, una delle giocatrici più forti al mondo, tranne per qualche punto, cioè l'abbiamo annientata. Io mi ricordo 4-5 muri solo su di lei, ma quello che abbiamo fatto poi nel terzo set, nel quarto set, scusate, terzo set vinto ovviamente 25-19, ma quello che abbiamo fatto nel quarto set, sì, ovviamente la Serbia magari è uscita mentalmente dal match, ma siamo stati noi a farla uscire dal match. Noi, con i nostri muri soprattutto e con la nostra tenacia. Quando io dico la mentalità è quella vincente, è una squadra giovane. Hanno detto, cavolo, abbiamo fatto una stronzata a Tokyo, ci dobbiamo riscattare e lo hanno fatto alla grandissima. Non sembrava potessero arrivare fino in fondo, devo dire la verità, dal girone dopo quelle partite così e così, ma io stesso avevo detto, e me lo ricordo bene, attenzione perché comunque si può sempre migliorare, l'importante è fare bene nelle partite che contano e lo abbiamo fatto alla grandissima, meglio di così non si poteva. Tra l'altro, non so se vi ho già detto di lasciare un mi piace, attivare la campanella e iscrivervi al canale. Credo di sì e ditemi ovviamente qui sotto nei commenti se state festeggiando, cosa state facendo, se avete visto la partita, se avete esultato, come vi sono sembrate le italiane. Insomma, ditemi ciò che volete, purché si rispetti l'educazione ovviamente. E dicevo, nel quarto set un qualcosa di fenomenale. Io non credo di aver mai visto un set del genere dell'Italia, ma poi con tutto il pubblico contro, con tutto il pubblico contro, per carità, rispettoso pubblico anche, cioè non mi sento di dire un pubblico antisportivo perché non ho sentito grandi cose, ma tutto uno stadio pieno contro, in Serbia contro una delle squadre più forti del mondo, che è arrivata sì terza a Rio e quella per loro è stata anche un pochino una delusione perché puntavano ad andare fino in fondo, quindi per loro era anche un motivo di riscatto, anche per loro questo europeo, a maggior ragione che lo giocavano, che veniva giocato in casa a Belgrado. Quindi, cioè, vincere una partita del genere questa sera è un qualcosa di pazzesco, di fenomenale, che solo una grande squadra, e dico solo una grande squadra, può fare, perché questa è una grande squadra. Deve crescere mentalmente, bisogna eliminare la discontinuità, l'altalenanza, i vuoti di prestazione, ma è una squadra, ripeto, giovanissima. Veramente puntiamo a Parigi 2024 senza se e senza ma e dobbiamo puntare a loro perché il potenziale
ce l'abbiamo tutto. Ma che dire, quando si dice una campionessa, per andare più nei singoli, ma non mi sento di dire è stata la migliore in campo perché sono state tutte fenomenali, ripeto, tutte fenomenali, dalla prima all'ultima. Nonostante nei primi due set io temevo si potesse andare sotto 2-0 perché il pretesto c'era, la Serbia c'era in campo, noi abbiamo avuto quei momenti di sbandamento, ma lo hanno avuto, li hanno avuti anche loro e noi siamo state ottime, bravissime ad approfittarne immediatamente. Ma dicevo, per andare un po' più nei singoli, Paola e Gonu questa sera, tranne veramente qualche errore qua e là, è stato un qualcosa di pazzesco. Tirava giù, non perché di solito non lo faccia, ma tirava giù delle catenate, un qualcosa di incredibile. Una delle ultime schiacciate, una degli ultimi punti fatti nel quarto set. Vi giuro, e no, non è tanto per dire, ma vi giuro, non ho nemmeno visto il pallone. Non ho nemmeno visto il pallone. Un qualcosa di pazzesco. Ma perché? Elena Pietrini anche. Orro. Ma Miriam Silla, che ha fatto, penso, una delle sue migliori partite. Mochi De Gennaro, neanche la nomino più perché è un qualcosa di... Cioè, arriva da tutte le parti, veramente, se gli lanciano la palla sugli spalti, arriva anche lì, credo. Per quanto è mobile, no, non per questo. Non a caso fa il libero, però è un qualcosa di pazzesco. Ma stasera veramente, ma dal primo all'ultimo, anche... Cioè, sono state stupende anche coloro che sono rimaste in panchina, che non hanno giocato, che incitavano le ragazze ad ogni punto. L'allenatore Mazzanti, che ha saputo toccare le corde giuste nella mente di queste giocatrici, ricorderete anche un po' qualche piccola polemica dopo Tokyo 2020, delle frecciatine dell'allenatore che ha detto meno foto su Instagram e più concentrazione. Ecco, credo che, cioè, cosa migliore di quella non avrebbe potuto dirla, perché se tutte le volte fa questo effetto, allora, cioè, diglielo dalla mattina alla sera e vinciamo tutto da qui a 10 anni, credo, perché... Cioè, è un qualcosa di pazzesco questa sera. Non so che dire. Non so che dire, è un'estate stupenda. E ora che ci sto pensando, noi che cosa abbiamo fatto prima delle Olimpiadi? E sto parlando del basket maschile. Abbiamo eliminato la Serbia a casa loro contro... Cioè, con un intero palazzetto contro. Li abbiamo estromessi dalle Olimpiadi alla Serbia. Stasera che cosa abbiamo fatto? A Belgrado un palazzetto contro, le abbiamo distrutte, cioè il parziale del quarto set 25 a 11, 25 a 11 alla Serbia in casa loro, ma cioè sfido chiunque che prima del match, cioè sfido chiunque, non trovo neanche le parole perché veramente sono arrivato, non ce la faccio più per la gioia, ma... Sfido chiunque a trovarmi qualcuno che cioè, abbia detto prima del match questo set lo vinciamo 25 a 11 o comunque lo vinciamo con un distacco così, così grande. Cioè, io quando ho sentito sul 24-11 abbiamo 13 punti del torneo, 13 punti del torneo in casa della Serbia, ma che, cioè, ma che, di che cosa stiamo parlando? Vabbè, la finisco qua perché altrimenti... Sarei capace di parlare, di dire cose del genere per un'altra mezz'oretta abbondante. Quindi godiamoci questa Italia, un'estate stupenda. Vi ricordo ancora una volta, lasciate like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e Forza Azzurre! Abbiamo vinto, l'avevo detto ieri, andiamoci a prendere questo europeo e lo avete fatto. Grandissime ragazze, buonanotte a tutti!